Ok, ci risiamo, eccoci qua con il nuovo gameplay su Harry Potter e Duende della Morte, parte prima. Oggi vi dico già che non parlerò molto nel video perché sono abbastanza scazzato per scuola e niente, ci eravamo lasciati con il Rag. Sì, ci eravamo lasciati con Harry Potter che doveva inseguire il Rag per, diciamo, raccogliere la pozione di polisucco, in poche parole, per poi trasformarsi in loro tre per entrare dentro. Avete presente la storia, no? Se non avete presente, ce l'avete adesso. Ok, allora, io, diciamo, praticamente adesso devo raccogliere solo l'ultima pozione del cazzo, perché le altre le avevo già fatte. Fatte prima, avevo fatto un video, poi mi si è cancellato il video e non c'avevo voglia di rifarlo, di tornare indietro, perché sennò dovevo rifare tutto dal capo. Quindi adesso noi dobbiamo cancellare, dobbiamo... In poche parole, con Reg abbiamo dovuto andare vicino alla macchina e colpirlo con un stupefaccio alla testa. La stessa cosa per la donna, però siamo andati di là, in quella porta là. Ora seguiamo questo stronzo qua, che che molto intelligentemente si metterà qui. Ora vi faccio vedere dove si mette. Qui. Così è molto difficile perché devo vedere chi cazzo va a destra, chi cazzo va a sinistra e chi cazzo compare anche da lì. Quindi ora di qui non c'è nessuno. Porco puttana, che cazzo è? Allora, credo che per un po' qui compariranno già. Porco di puttana, troia. Ma vaffanculo, ma dai, ma dio cane. Ma ragazzi, ma come cazzo si fa? Ma porco di vostro dio. Morto, no, ma puttana. Cazzo, questo lancio stupefaccio a caso, porca puttana. Non male che non mi ha colpito, va. Che porco. Che cazzo, ora che si viene colpito da capo. Già. Adesso dobbiamo aspettare che la minchia di re di... Come cazzo si chiama, non so chi è. Oddio, dio, che palle. vabbè. C'è troppa gente, ragazzi, c'è troppa gente, incredibile. Mio dio, ok, questo qua. Allora, minchia, ma perché devo stare per qui a farmi? Ehi, amico, ehi, ti stai avvicinando troppo, ehi, amico, ehi. Mamma mia, che pelo. Ehi, donna, mio dio, mi è venuto vicino. Ma vaffanculo, va. Ma dai, ma che se non si può, ma cazzo. Ma vaffanculo, va. Ah, queste donne. Oh, io sempre dico che le donne sono delle puttane. Ma vai a cagare, troia, che cazzo è, ma vaffanculo, va. Ma porco di dio. Adesso mi metto dietro la macchina, voglio proprio vedere. Porca puttana. Sei una troia, va bene? Puttana, la mamma. Mio cane. Dovrebbe essere questo se non sbaglio, no? Sì, magnifico. Fanculo, troia. Allora. Ma va puttana tua mamma. Boh. Come ho fatto a capire, come ho fatto a vederli? Cazzo vuoi, stronzo, ma te vai. Efficiente. Minchia, ragazzi. Credo che passeremo mezz'ora solamente qua. Madonna quanto sono scarso. Allucinante. Mancano 27 minuti di video. Voglio proprio vedere quanto tempo ci mettiamo, ragazzi. Magnifico. Magnifico. Uomo di merda. Stupefaccio!
Che si vede che sarò troppo vicino? Madonna puttana, insomma. Perché non mi fa la fattura a 4 punti? Dai! Oh, sto arrivando. Che cazzo vuoi, troia? Sortino adesso, in questo momento. Ciao, scusate. Madonna del cazzo. Alleluia ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Malissimo, malissimo. Scappati. Oddio. Voglio un attimo qua, va. Ok, ora possiamo tornare dal runner, migliore. Cosa ci abbiamo messo? Beh, ci abbiamo messo 3 minuti per farlo. Da quando avevo detto. Vediamo quanto tempo ci mettiamo. Magnifico. E lo so ragazzi, si prende un po', ma non so cosa dirvi. Ciao ragazzi, beviamo una pezzina di polisucco. La polisucco fa davvero schifo. Almeno non mi sono spuntate sopracciglia come quelle. Entriamo prima che la pozione polisucco perda efficacia. E Ron, non chiamare Harry, quando siamo dentro. Questa è una pazzia. Una grossa pazzia, senza dubbio. Ok ragazzi, ora andiamo. Ora entreremo nel Ministero della magia. Cazzo, devo andare. E qua. Minchia, quanti cartelli, quanti. Possiamo lavorare con tutte queste misure di sicurezza. Dove cazzo bisogna andare allora? E qua. Tan 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 tan. Giù metropolitana. Draghi e Acromantula non apprezzano l'introduzione delle loro tane, se me ne ero accorto. Mangia morte, eh? Tiriamo lo sciacquone? A quanto pare. Ah, che roba disgustosa. Tirate e basta. Spero che questo sia un bagno magico. Sì, un po' la cazzo. Siamo dentro il ministero. Ti mangio morte. Non ci tengo a farmi scoprire da loro. Ok. Hanno rafforzato la sicurezza dell'ultima volta. Ricorda, noi possiamo stare qui. Non essere nervoso. Andiamo nel secondo te cosa dovremmo fare adesso? Non posso neanche correre. Proprio quelli che stavo cercando.
Con tua moglie in custodia, credevo avresti provato ad arrivare alle riunioni in orario. Mia moglie? Ti sei già scordato di lei? Beh, ti conviene, visto che sarà condannata. Ora vieni, o vuoi che faccia rapporto anche a te? Certo che non vuole. Verremo entrambi. Mi spiace. Torneremo appena potremo. Tu trova l'Ambridge. È al primo livello. Mamma mia, ragazzi, come si vede male. Ah, perché non posso prendere lo sensore pure io, che cazzo? Io trasferirei tutto quello che ho alla Green, finché tutto questo ti sarà finito. No, ma corri un po' di più, ma che cazzo? Dimmi te se dobbiamo andare al rallentatore. Ma che posto di merda che è sto coso? Bruttese. Ma come sei esaurito? Ma non è vero, non si potrà, non si è, di solito non si esaurisce, cazzo. Porca puttana. Come cazzo faccio questa porta? Scusate. Allora, decrichiamo un po' il mantello. Ta 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 ta. Dai, dai, oddio, pia. Che pelo. Ta 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 ta. Cazzo devo guardare, scusate, eh? Ta-da-da! Ok, andiamo! Madonna! Ok, molto bene. Molto bene. Cerco l'angolo, c'è un primo livello. Porco. Vabbè. Sinceramente non ho mai capito che cazzo. C'era scritto però, vabbè, lo stesso. Ascolta, eh? No. No, no, no.
No, malissimo. Ragazzi, aiuto! Porca puttana il tuo disco! Ma dai, ma che due coglioni, una dio puttana, ma baffa ancora. Ma che cazzo però, Cosa fa ancora, porca puttana. Oddio. Mi carichiamo il mantello. Ok, bisogna andare. Expo, supremi tipo di giocatore preso. Ma niente. Che cazzo. Sono manifesti dappertutto, la sua faccia è sui giornali. Prima o poi qualcuno lo vedrà e segnalerà la sua posizione. No, sono qui davanti, sfigato. Ho capito, disperato gli uffici, ma come cazzo faccio se sti qua, non mi sono passato. Boh, io sono passato di lì.
Mamma mia, ragazzi, come si cura a scatti. Ho sentito che Yaxley ha avuto un'altra promozione. L'anno prossimo i miei bambini andranno a Hogwarts. Dove troverete l'ufficio per fare qualcosa, vero? Lo sai che... Minchia, ragazzi, come va mai? Va veramente male sto video, però io chiedo scusa, ma più di così io non posso fare. Dove cazzo devo andare? Guarda, proprio il culo, scusa, no? Mamma mia, che brutto giocare così. C'è un tipo lì, ma cazzo, mi fa entrare. Perché non mi lancio? Oh no. Ta-da-da-da-da-da-da. Madonna. Grazie, Rodente. Ti ho detto che è mordente. Pensavo che ormai lo avessi capito, no? Non è difficile. Mordente. Lascia il segno. Tu lasci sicuramente il segno mordente.
Venendo a noi, chiediamo agli ascoltatori di tenere d'occhio chiunque si comporti stranamente o qualsiasi sconosciuto si trovi nella nostra zona. Molti ascoltatori di Radio Potter sapranno già che il ministro ha messo a tacere un'evasione di massa da Azkaban. Fra gli evasi vi sono il famoso Mangiamorte Travers e Stan Picchetto, che potresti aver incontrato sul Nottetempo. Fate molta attenzione a Stan, è sicuramente sotto l'effetto della maledizione Imperius. Sta aiutando i Mangiamorte, ma riteniamo lo faccia contro la sua volontà. In ogni caso dovete aggiungere il suo nome alla lista di Mangiamorte e loro simpatizzanti. I Malfoy, Bellatrix Lestrange, Fenrir Greyback, il lupo mannaro, Raoul e Dolo, i Carro, Severus Pito e tutti gli altri. Sappiate riconoscere gli amici, ma fate attenzione ai segni della maledizione Imperius o della pozione polisucco. E detto questo, buona fortuna, fate attenzione e sostenete Harry Potter! Magnifico. Magnifico. Quelli qui credo che siano Fred e George, se non vado errato. Ok, allora adesso andiamo a trovarci la bella Umbridge. Dai qua. Magnifico. Vabbè, questo. Magnifico. Doxy ci deve, non lo sapere Doxy. Oh dai, che palle, quando mai? Quanti giri? Mamma mia ragazzi. No, io non me lo faccio nulla, no? Io lo prendo così e vaffanculo. E questo verrà malissimo, ma non mi interessa. Magnifico. Tutti gli eruditori scortino immediatamente gli abitanti dell'aula. Sentito che cosa ho detto? Datemi una mossa. Ah, oh, vedo che male. Alla mano. Ok. Dai, che po'. Troviamoci, andiamo a scoprire. Vi prometto che i prossimi video avranno una grafica migliore. Perché così non è bello giocare neanche per me. Ve lo assicuro, che fa schifo.
se vuoi. Minchia, devo andare. Sfigato. Coti! Co. No! 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 Sì, sì, indagheremo anche su di lui per scoprire se è un nato babbano impostore infiltrato nel cuore del ministero, pronto ad aiutare altri nati babbani a entrare nel suo ufficio. Beh, almeno la buona mestiera. I suoi genitori erano dei frutti verdi. Un mestiere decisamente insolito per dei maghi puro sangue. Lo ammetta, signora Cattermole, lei ha rubato la sua magia. Se confesserà la sua situazione, mi farà. Magnifico, ragazzi. Ok ragazzi, dove l'ha ambucciato? Non mi lascerò in... Stoppa peggio! Ma perché... Stoppa peggio! Stoppa peggio! Il ministero è una palla! Sei disegnatore. Harry, Expecto Patronum. Abbiamo saputo che c'erano guai. Ovvio che c'entravi tu. Expecto Patronum. Proteggo. Proteggo. Expecto Patronum. Capito, ma... ecco. Ho preso l'Horcrux! La porta è aperta! Dovremmo ritornare alla Metropolitana all'ingresso. È l'unico modo per uscire. Qualche idea? Andiamo all'ascensore.
Ok, non l'ho visto, scusate. Dai, cazzo, perché? No, troppo morire qua. Veloce. Cazzo, mi ero appena alzato, ma che porca! Dio mio, ragazzi, Dio mio, dai cazzino, tra un po' sono fuori. Finisco questo col turno, no, mi deve essere dovuto definire. Che cazzo! Ma credo. Ah, andiamo qua, ti benvenuto. Andiamo, 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 andiamo! Dai, cazzo! Ma chi? Yeah.
ingannare. Andiamo, andiamo, andiamo! Oh no, non è quello che non è. Da 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 da. Come lo ricordavo così lungo? Dai ragazzi! Che in faccia! Sì, ce l'abbiamo fatta. Per adesso, però siamo ancora dentro al ministero, se mi sono sentito. Ok. Ecco, quando mai? Non era proprio così il film, ma va bene comunque. Non muoverti. Dove siamo? Stavamo tornando a Grimald Place. Sì, ma Mangia Morte ha preso Rob. Ho dovuto cambiare destinazione, ma l'ho fatto in fretta. E forse ho sbagliato. E Ron è ferito. Stai fermo. Devo metterci del dito.
meno male se stai fermo. Farà meno male se sarai più delicata. Come sappiamo che non ci troveranno qui? Voldemort... No, non dirlo. L'ho sentito al ministero. Hanno reso tabù il nome di tu sai chi. Se pronunci il suo nome, ti trovo. Ecco come hanno fatto a trovarci al caffè. Hermione. Silenzio. Sento qualcuno. Sembra la voce di Vintox. Perché Dean dovrebbe essere qui? Ci sono molte persone. Ok, ragazzi. Si nascondono dai mangiamorti. Adesso vi lascio con questo bellissimo panorama. Beh, insomma, bellissimo. Ma un po' scatti, ma chi se ne frega. Insomma, questo è tutto. Per favore, iscrivetevi, commentate, datemi dei giudizi sui video e datemi dei consigli per migliorare. Visto che sono le prime armi, diciamo così. E aspetto la vostra risposta e aspetto anche, se volete che continuo la serie, se ne faccio delle nuove. Ditemi voi, cosa volete che faccio? Io lo faccio. Bene? Se posso, ovviamente. Bella, ragazzi. Ci vediamo al prossimo video. Bye bye. Ciao ciao.